Fratelli rossoneri, amici rivali di YouTube. Buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti, amici. Siamo anche con la mamma qua. Ciao. Eccola qua, siamo col papà. Saluti. Ciao, ciao. Il Rasta dopo 5 anni ci proviamo, torna a giocare. Vediamo se mi prendo, vediamo soprattutto se ce la farò col bar. Innanzitutto mi è stata data questa possibilità, questa opportunità con questa squadra di calcio a 5, ovviamente. Sport che mi compete, perché io ho sempre giocato a 5 negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni che ho giocato. E niente, mi è stata data questa possibilità. Speriamo di sfruttarla, soprattutto è un po' lontanuccio da dove ho il bar. Sapete che ho problemi con la patente ancora per un mese e mezzo. Papà, guarda, destra, basta che guardi qua. Destra, adesso puoi parlare di destra. Destra, 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 che sinistra, papà. Destra, vai. No, è sinistra. Destra. Destra, destra. Prima parlava di risposta di assistenza. Comunque no, destra. Tac. Oh, cavolo. Benissimo, stavano dicendo, vediamo un attimino come andranno le cose. Parlando un pochettino di Milano, oggi non ho proprio notizie, oggi sono sincero, non ho notizie. Adesso mi è arrivato la notizia che mercoledì i ragazzi partiranno per Dublino. Partita, ragazzi, che neanche vi dico che è fondamentale, di più proprio, veramente. Svoltare a sinistra. Non voglio neanche pensare. Niente, non dico neanche niente, non voglio neanche dirla questa frase qua, questa cazzata che stavo per dire. Cioè, abbiamo questa partita qua, altre due finali per entrare nei gironi. Ok, per riprendere un attimino un pizzico del calcio che ci compete, perché i nostri livelli che puntiamo, naturalmente, come sappiamo, sono ben altri. Ce la fai, pa? Ok? E niente, rispondo a qualche domanda. Qualcuno mi ha chiesto ancora di Chiesa, addirittura alcuni non lo vogliono in Chiesa, addirittura qualcuno non lo vuole neanche. Beh, non volerlo mi sembra una cosa esagerata, se dovesse arrivare saremmo tutti felicissimi, da meno, io sarei felicissimo, poi ognuno ha i suoi gusti. Però da dire addirittura non lo vogliamo, insomma, se arriva ci va a fare un bel salto di qualità. Già abbiamo qualità da centrocampo in su, ne abbiamo già parecchia, però sarebbe un'ulteriore qualità. Detto questo, so benissimo anch'io, ancora continuate a dirmi difensore, il terzino, ragazzi, la società non è stupida, la società sa benissimo dove dobbiamo andare un attimino a riparare la nostra rosa, ok? Il nostro scheletro mancano ancora un paio di tasselli per essere ben definito. La società è presente, la società è vigile, la società sta facendo molto bene il proprio mestiere. Quindi per cui basta avere ansia, che tanto ragazzi, il mercato chiude il 5 ottobre. Ok, se entriamo in Europa League abbiamo la possibilità ancora, comunque sia, di veramente andare comunque sia, una volta che abbiamo la garanzia che abbiamo tante partite da fare, di andare ancora a prendere qualcuno in più magari di quello che si pensava. Quindi ragazzi, stiamo tranquilli, stiamo calmi e vedremo che sarà un anno roseo per tutti noi fratelli rossoneri. Detto questo, ragazzi, niente, tra un po' inizierò alle 7:30 pronti, ha detto. Adesso svoltare. 7:30 pronti. Papà, tu un chilometro da adesso. Per me è sbagliato strada, papà. E come è sbagliato strada? È perché dicevo un minuto prima, adesso no, beh, tra 3 minuti, per se traffico. E niente, questo è quanto. Poi qualcuno, visto l'altura dei video, ancora mi chiedete di Bale, ragazzi. Bale non c'entra assolutamente nulla. Quello lì mi sa che è la maglia che gioca con me, perché mi ricordo che avevano queste maglie qua. Però perché va di là? Boh, vabbè. Addirittura mi chiede ancora di Bale, lasciamo perdere queste cavolate, no, ragazzi. No, destra. Ma... destra. Papà, ma lo stai guardando? Ma no, perché guardavo. Qua siamo in live. Sto dicendo, mi chiede ancora di Bale, che sono veramente cavolate. Sono veramente cavolate di Bale. Non credete a queste cose perché non sono veritiere. Bale ha un ingaggio della Madonna, costa veramente, veramente tanto. Credo impossibile nell'acquisto di Gareth Bale. Poi mi avete chiesto di Jovic. Jovic potrebbe essere. Qua è dritto? Jovic potrebbe essere, se dovessimo passare i gironi, se in esubero del Real, potrebbe essere quel rinforzo per andare a sostituire Ibra, perché ricordiamo che comunque sia i nostri ragazzini comunque non li si può affidare tutto il peso comunque sia della stagione e tutto quanto. Mi sembra una cosa molto 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 difficile. Poi cos'altro? Mi avete chiesto anche di un altro giocatore che adesso non mi ricordo. Sempre sul capitolo mercato, Bakayoko adesso è tutto fermo ancora, ma sono sicuro che secondo me Bakayoko arriverà al Milan, ne sono
non dico convinto, ma quasi, che secondo me Bakayoko sarà un altro innesto per il centrocampo. Niente, detto questo, ragazzi, vi farò sapere domani come è andato il primo allenamento, se mi sono spaccato già oppure se sono ancora intero. Vi mando un abbraccio, ciao a tutti ragazzi, ci sentiamo domani, ci salutate, ciao a tutti, ciao. Mio padre è incazzato nero che non riesce a trovare la strada, ciao a tutti.